Le diagonali spingono l'attore a mantenere posizioni che richiedono un eccesso di energia e questo le rende dinamiche e narrative. La diagonale mette lo spettatore in attesa, crea aspettative, tiene tensione. Mettetela alla fine o all'inizio di un movimento, di un'azione. Finalmente in uscita il secondo livello del videocorso che abbiamo fissato per il 29 settembre. Seduti in un caffè. Ci abbiamo messo un anno e mezzo. Per l'occasione abbiamo deciso di pubblicare consistenti estratti del primo livello del videocorso in modo che chi di voi non ha potuto acquistarlo almeno ne fa un po' di morsi per sapere che sapore abbiamo. In questo capitolo parliamo di diagonali, di come ci si posiziona nella scena, nell'inquadratura e perché, cioè di come usare il nostro corpo sul set se stiamo girando un film. Buona visione. Le diagonali sono diventate un segno distintivo del metodo rosso perché sembra che ne parli solo io ed è la tecnica di cui meno possiedo la paternità perché è usata da secoli, anzi millenni. Diagonali che per intenderci sono linee non parallele ai due piani, verticale e orizzontale, che definiscono un'inquadratura. Le diagonali, abbiamo detto, servono la fotografia. Sì, perché le diagonali sono deduzioni, derivazioni dell'immagine statica. Sono uno dei principi che regolano la posizione dei corpi in un'immagine statica. E le prime immagini statiche che conserviamo, che seguono questa regola, sono le statue classiche greco-romane. Poi abbiamo tutta la pittura degli ultimi 7 secoli, almeno. Come vedete, quando l'artista posizionava le sue figure nello spazio o sulla tela, le disponeva su linee diagonali. Concentriamoci soprattutto sulla pittura, visto che condivide con il cinema la forma dell'inquadratura. Inoltre, la pittura si può considerare l'antenata della fotografia. Addirittura ci si riferisce a Caravaggio come l'inventore della fotografia, quindi potremmo dire del cinema. Infatti, se osserviamo i suoi quadri, notiamo l'uso che fa della luce. La luce che definisce i soggetti nello spazio rettangolare. Tanto che uno dei più grandi direttori della fotografia che il cinema abbia conosciuto, Vittorio Storaro, pare portasse con sé una foto della chiamata di San Matteo in tasca. Non so se è vero, ma se mi chiedete se credo al fatto che per illuminare Apocalypse Now si sia ispirato a Caravaggio, voi che dite? Ma stavamo parlando di diagonali. Certo, di diagonali e di Caravaggio. Diamo una vista. Questo è Caravaggio, ma potremmo continuare con altre decine di artisti nel corso dei secoli. Questa non è una masterclass di pittura, ma lo è di arte figurativa. Quindi passiamo al cinema. Riconoscerete molte di queste immagini tratte da grandi film. Ne tracciamo le diagonali.
Se trovate interessante quanto diciamo, ci sono molti altri video come questo sul nostro canale. Per esempio abbiamo 3 serie di lezioni brevi per gli attori, trovate i link in descrizione. Poi abbiamo analisi della recitazione di scene famose di film. E vi ricordiamo, per chi vuole provare la formazione con noi dal vivo, c'è tutto un programma di lezioni che man mano pubblichiamo nel nostro sito. Oppure, se vi iscrivete alla nostra newsletter, avrete le date in anteprima e tutte le offerte riservate solo agli iscritti. Bene, attori, cineasti, quindi dovete imparare a posizionarvi nello spazio allo stesso modo. Ogni volta che potete, ogni volta che prendete posizione, spostate il vostro asse e mettete in crisi il vostro equilibrio. Non vi preoccupate se vi sembrerà poco naturale, anzi, soprattutto quando vi sembrerà poco naturale, funzionerà. Non ci credete? Provate. Provate a prendere le posizioni dei personaggi nei quadri o delle clip dei film che vi ho mostrato e vedrete che sono proprio scomode e o innaturali. Le diagonali spingono l'attore a mantenere posizioni che richiedono un eccesso di energia e questo le rende dinamiche e narrative. La diagonale mette lo spettatore in attesa, crea aspettative, tiene tensione. Mettetela alla fine o all'inizio di un movimento, di un'azione. Nel cinema esiste quello che si chiama in gergo tecnico il blocking, cioè il punto dove l'attore si deve fermare e posizionare all'interno di una scena. Ecco, il blocking è un momento perfetto per la diagonale. Il blocking è tanto importante nel cinema, sia per una questione proprio tecnica di messa a fuoco, ma anche estetica, perché tramite il blocking il regista, il direttore della fotografia compongono la fotografia, compongono la scena. Altro suggerimento: quando prendete posizione in scena, cercate per quanto possibile di tenere braccia e gambe asimmetriche. Evitate la specularità, evitate di tenere le braccia e le gambe quando sono inquadrate allo stesso modo. Quindi se una sta su, l'altra stia giù. E se una sta avanti, l'altra che stia dietro, una lunga il corpo e una aperta. Cercate di non muoverle insieme. Ultima cosa, ricordiamoci che è cinema. Quindi l'attore è uno dei tanti operatori e, come sempre, a volte non è lui a fare la diagonale, ma è il cameraman o addirittura il montatore. Adesso vedremo delle immagini tratte da delle riprese da studio, nel senso che sono delle prime riprese su un progetto che stiamo scrivendo noi, che si chiama Il mondo di Modì, e vi farò vedere come, o meglio, vi farò vedere quando gli attori stanno seguendo le tecniche che io ho suggerito loro e che spiego in questo benedetto corso, in questa benedetta masterclass. Qui vediamo l'uso delle diagonali. Fate caso che nella maggior parte dei casi si applicano sui blocking, cioè alla fine del movimento dell'attore. No, sì, Modì, come si è tornato? Ah, se n'è andato? Sì, no, Modì. Diciamo che si deve ambientare, una cosa che fa sempre, ma vede. Nostra, cioè, nessuno. Da, però, anch'io la uso. Thank you.
In alcuni momenti, come quello di aprire lo sportello della macchina o di guardare il quadro appeso alla parete, la diagonale potremmo dire che è più una questione di dinamicità. In altri momenti, quando è più frontale, quando la diagonale richiama altre diagonali all'interno della scena, potremmo dire che è più composizione fotografica. Adesso io questa cosa ve l'ho detta, ma non è esattamente preoccupazione dell'attore. Sappiate che è meglio che la mettete. Poi starà anche al tipo di inquadratura capire se funziona in un verso, se funziona in un altro, se serve quindi di più il ritmo, la dinamicità delle azioni, o se serve di più la composizione fotografica, che è comunque il motivo per cui la diagonale nasce. Sulla diagonale posso dire anche un'altra cosa. Magari all'inizio non vi viene, ok? Preparate una parte e non vi ci mettete in diagonale perché pensate ad altro, oppure non sapete come farla. Guardate, è più semplice di quello che pensate. Mettetevi sempre storti. Se state seduti, mettetevi seduti come in questa scena. Se state in piedi, vi dovete fermare, state facendo qualcosa, spostate il baricentro, portate la testa più avanti o più dietro, appendetevi, chiamatela come volete. Qualsiasi posizione prendete, fate la prova. Spostate i piedi più dietro, spostate la testa più avanti, le spalle più avanti, mettetevi di sbieco, di tre quarti, chiamatela come volete, ma fatelo, e che sia proprio una cosa innaturale, nel senso che proprio la fate. Ok, adesso mi metto in diagonale, ok? Non pensate che in queste scene l'attore si sia messo così perché stava comodo, ok? Sta così perché o gliel'ho detto io o l'ha fatto lui seguendo la teoria, seguendo la tecnica. E vi dico anche questo: non esistono posizioni o situazioni in cui non potete stare in diagonale, ok? Anche su un primo piano strettissimo, basta leggermente che stiate con un occhio un po' più avanti, comunque leggermente girati da una parte, già si forma una diagonale sul primo piano, ok? Comunque la testa può essere un po' piegata. Non credo che esista una posizione o comunque un'inquadratura in cui non si possa sfruttare la diagonale, che poi ovviamente può essere più o meno accentuata, ovvio.